Cioè, la manovra, per come era partita e per come era stata impostata, sembrava la manovra di Visco, ministro del Tesoro di qualche anni fa, e cioè una manovra tutta improntata sulle tasse. Sono rimaste piccole scorie su zucchero e su plastica che contiamo di far saltare anche ora. Noi votiamo questo provvedimento con convinzione perché crediamo che salvare i risparmiatori, salvare le imprese che investono sia la priorità per chi governa questo paese. Ci stupiamo del fatto che chi invece in passato criticava identici provvedimenti, anzi provvedimenti che non erano onerosi per le casse dello Stato come quelli fatti dal governo Renzi, oggi invece vota questo provvedimento che investe, diciamo, 1 miliardo di euro sul salvataggio di una banca che di fatto è una banca che è fallita. Dovrebbero chiedere scusa agli italiani perché hanno costruito una campagna mediatica sul nulla, lasciando intendere che salvavamo i banchieri e non i risparmiatori. Ma proprio su Fanpage ho visto un servizio in cui emergeva un dialogo fra i vertici dell'azienda e i dipendenti in cui si trasmetteva serenità sull'intervento che ci sarebbe stato da Banca Italia, dal governo per salvare la banca quando ancora il Consiglio dei Ministri non era neanche convocato. Per cui è chiaro che in tutta questa vicenda sul pregresso c'è poca trasparenza e questo intervento è reso necessario perché non c'è stata una buona vigilanza in passato e perché non c'è stata una buona gestione della banca in passato. Per cui noi non possiamo ripetere casi all'Italia, e cioè aziende che vanno in tilt, che saltano per aria, prendiamo soldi pubblici ogni tot mesi li investiamo su secchi bucati perché continuiamo a mettere soldi e questi soldi se ne vanno senza rilanciare l'azienda e senza farla ripartire. Banca Popolare di Bari non può diventare questo, cioè se noi investiamo risorse su quella banca, risorse pubbliche dei cittadini contribuenti, dobbiamo essere certi che c'è una governance diversa, che c'è una governance all'altezza, che vengono monitorate quelle risorse rispetto agli investimenti che vengono fatti. Tutte queste cose qui in parte ci deve garantire Banca d'Italia, quindi non è la nostra volontà di attaccare Banca d'Italia, ma chi deve controllarle queste banche? Loro. Noi continuiamo a considerarlo non in corsa per la presidenza della bicamerale sulle banche. Siamo convinti che si possano individuare esponenti anche all'interno del Movimento 5 Stelle che abbiano maggiore equilibrio. Auspichiamo che il Movimento 5 Stelle ci tolga dall'imbarazzo del votare no. Noi siamo riusciti a intervenire per mantenere la promessa, il governo nasce per impedire l'aumento dell'IVA, promessa mantenuta grazie a Italia Viva. Poi siamo riusciti a far saltare la tassa sul gasolio, siamo riusciti a far saltare la tassa sui telefonini. Cioè la manovra, per come era partita e per come era stata impostata, sembrava la manovra di Visco, ministro del Tesoro di qualche anni fa. E cioè una manovra tutta improntata sulle tasse. Sono rimaste piccole scorie su zucchero e su plastica che contiamo di far saltare anche ora. Il testo di legge è pronto perché lo presenteremo a gennaio, quindi intendiamo partire subito a razzo alla ripresa del nuovo anno. Noi vogliamo applicare il metodo Genova, quello che si è applicato nella ricostruzione del Ponte Morandi, o il metodo Expo di Milano. Quindi cercare di individuare dei commissari che in deroga alle regole
di questo paese, purtroppo, quindi ammettiamo una sconfitta, la burocrazia di questo paese impedisce la realizzazione delle opere pubbliche, per cui si interviene con un commissario che sostituisce regole esistenti e che consente un'accelerazione di opere su risorse che già ci sono. Intanto io non ipotizzerei lo scenario della crisi perché credo che non sarebbe utile al paese. Cioè, l'unico motivo per cui può saltare questo governo è se comincia a girare a vuoto. Noi abbiamo fatto una manovra che soltanto una volta la puoi fare di resistenza, cioè no aumento delle tasse come obiettivo minimo. D'ora in avanti tutti i provvedimenti che faremo dovranno invece investire e farci investire sullo sviluppo, sul rilancio della nostra economia. Siamo un paese con un PIL basso. Salvini dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, era quello che non voleva fare mai il governo con i 5 Stelle e poi l'ha fatto. Poi ha detto andiamo al voto e si sarebbe accontentato di Di Maio Premier purché non nascesse il Conte 2. Ora aveva detto andiamo al voto, le elezioni subito, ha raccolto firme, petizioni, è stato in giro per tutto il mondo a dire che questo governo è legittimo e che questa legislatura doveva finire immediatamente. Ora abbiamo il nuovo Salvini che vuole trattare sulle regole e sul governo del paese. Quando capiremo qual è la linea ufficiale, una, l'unica e l'ultima, di Salvini, risponderemo anche a queste proposte. Se c'è stato questo tentativo è fallito, perché nonostante tutto quello che abbiamo subito, proprio ieri leggevamo un sondaggio della 7 che ci dava in crescita al 5-6%. Quando organizzavamo Leopolde, ogni anno c'erano i giornalisti che ci chiedevano ma da dove prendono i soldi i renziani per organizzare quelle Leopolde? Quindi tutto quello che ora state leggendo sui giornali si poteva andare a leggere sul sito di Open, perché noi abbiamo reso pubblico tutto quello che era il finanziamento ricevuto. Noi stiamo pagando la nostra trasparenza. Non sono minimamente convinto che non sia una priorità. Questo è un provvedimento che si può fare tranquillamente, senza annunciarlo come un colpo da dare a un alleato. Noi non possiamo fare i Salvini al contrario, che Salvini dice quello fa schifo, lo ius soli, lo ius culture, noi invece lo facciamo utilizzando lo strumento clava contro Salvini. No, lo dobbiamo fare, senza annunciare, senza spargere odio su provvedimenti che invece sono provvedimenti utili e di buon senso.